E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra, ovviamente episodio extra, ragazzi, della nostra 100 Baby Challenge. Dunque, siamo qui con Leo che si è appena trasferito in casa di Stefan, cioè nell'appartamento. Vedete, Stefan sta lavorando, sta programmando, è appena arrivato qui, immaginiamo. Mi mancava casa di Stefan, ragazzi, così colorata, così carina. Allora, dunque, entra, caro mio. E vai a salutare, vai. Oh, offri l'amicizia. Immaginiamo che Stefan. Oh, fratellone, sei arrivato? Ci hai messo tanto, perché ovviamente io immagino, ragazzi, abbia dovuto tipo prendere un treno, no? Abbia viaggiato, perché vi ricordo che il nostro si è trasferito, impara a conoscere anche, da Newcrest, mentre qui ci troviamo a San Myshuno, come avrete già indubbiamente capito. Come lavoro, io pensavo, in realtà, vediamo un po', perché non mi ricordo, l'ho fatto pochissime volte. Ecco, di registrarlo al Ministero del Lavoro. Ovviamente, ragazzi, bisogna lavorare un po' di fantasia. Lui sarà un ballerino nella mia testa. Quindi, ballerino. Inserisce una descrizione per il lavoro. Tipo, che ne so, scriverà qualcosa del tipo il ballo. È tutta la mia vita. Mettiamola in questo modo. Quindi attualmente lui lavora come ballerino, ragazzi. Vedi, rimuovi il lavoro autonomo, cerca un lavoro. Quindi immaginiamo che magari andrà tipo ad esibirsi così, però io ovviamente vorrei tipo tipo sfruttare, come posso dire, tutto ciò che riguarda l'ambito musicale, diciamo. Arriviamo, ragazzi, alle 8 di mattina del giorno dopo. E, caro mio, vediamo un po', perché io non ricordo, ovviamente. Non c'è niente per la... Allora, per questi direi che è il caso di darli via, bello di casa, perché per ovvi motivi. Servi la colazione, dai, inizia con... Proviamo uova strapazzate con pancetta, sperando, ragazzi, che non mandi a fuoco la cucina. Suo fratello ancora sta dormendo qui. Avevo impostato le luci automatiche, ovviamente no, ragazzi, perché io... vabbè, no comment. E quindi sì, il nostro è carico di energie. Ha queste abilità di cucina, che bello. Speriamo veramente, ragazzi, non mandi a fuoco nulla. Carico di energie perché l'abilità di ballo è a livello 3. E oggi andrà in giro un po' per San Myshuno, ragazzi, per, come dire, no? Magari cercare di conoscere colei che potrebbe diventare la compagna di una vita. Intanto fatemi sbirciare. Vabbè, questa è tua sorella, caro mio, direi che non è il caso. Tuo fratello, ormai ci sono più Tarnel, ragazzi, che personaggi del gioco. Ok, questo tizio è improponibile. L'amore è dietro l'angolo, ragazzi, e come potete notare, aspettatevi, mostro meglio, io ho installato anche qui la MCC. Perché sì, ragazzi, quella è la Slice, perché obiettivamente credo che... Unisce a me per la colazione, qui tavola calda. No, tesoro, per ora no. Perché rendono il gioco comunque più realistico. In questo modo i fratelli, Madonna mia, caro. I figli di Charlotte possono, e quindi i fratelli di Leo, comunque di Stefano, eccetera, fratelli e sorelle, possono essere più indipendenti. Ora molla il piatto, caro, e magari chiama a tavola. Stefan, guarda, è pronta la colazione, immaginiamo stia dicendo, no? Quindi vai, siediti. Caro, sta lì, fidati, è mangiabile perché è normale, quindi è venuta discreta, dai.
E quindi il fratello, no? Allora, diciamo che secondo me il fratello non apprezza molto. Tutte e due poi non flirtanti, ragazzi, voglio dire. Ma che pure tu eri non flirtante, no? Scusate, ma che davvero? Oh, mamma santa, che bello, ragazzi, una accoppiata proprio vincente. No, dicevo, entusiasmati per il pasto. Da quando hai imparato a cucinare così bene? Magari la butta lì, no? Però dicevo, secondo me lui non apprezza molto il fatto che il fratello abbia deciso di fare questo lavoro. Nel senso che non è un lavoro, ecco lo Smanet Show. Bene, andrei allo Smanet Show oggi, caro. Nel senso che per lui, poi dopo tu vai a lavorare, devi prima almeno darti una lavata, cioè andare in bagno. Nel senso che per lui non è un lavoro con cui paghi le bollette, diciamocelo per lui. Quindi chiedendogli della giornata, in realtà gli chiede del lavoro, no? Beh, te l'ho detto, no? Mi sono registrato come libero professionista, oh, ti prego, dai, ancora queste chiacchiere. Non è con quel lavoro che pagherai le bollette lui. Ti prego, non ti ci mettere pure tu. Questo è quello che voglio fare nella vita. Quindi non giudicarmi. Tu vuoi brillare come una stella sul palcoscenico, però le bollette non si pagano da sole, lo capisci, vero? Lui sì, lo capisco, quindi tanto tu non puoi capire, per te la mia è una mia scelta, è una bidonata, non vedi la passione che ho io per il ballo, lo so tesoro mio, che dobbiamo fare, quindi basta mangiare, vai in bagno e poi vattene via perché direi che è il caso. Bah, non ti preoccupare, guarda, fatti una doccia al volo e poi vai a lavorare perché direi che è proprio il caso. Eh sì, tu riponi. Perché sì, ragazzi, cioè, lui sa che è un po' azzardato, però è quello che vuole fare nella vita, obiettivamente. E non permetterà a nessuno di ostacolarlo, mettiamola in questo Ed modo. eccolo qua, ragazzi, il nostro è arrivato allo Smanet Show, che in realtà è un po' più per, come posso dire, per Stefano, obiettivamente, però perché no? Ma tesoro, ti stai proprio scatenando. Fatti vedere proprio da vicino. Quanto sei carina. È proprio la faccia dolcina questa Simmina. Peccato sia adulta. Vediamo un po' le giovincelle adulta. Ora solo adulte, ragazzi, ovviamente, perché anche se lui, ragazzi, ce lo vedrei con una più grande. Vi dico la verità, non lo so, perché questa è mutande. Qual è il suo problema, Eva? Capisco il nome, quindi uno torna alle origini, però voglio dire, anche no, scusate, però voglio dire, ce l'hai un vestito in cui sei, voglio dire, non, conciata in modo normale? Guarda, indossa questo, perché voglio dire, è una cosa un po' più discreta, ecco. Poi chi altro c'è? Oh, Giulia Dodaro e Sara Sala. Fammi vedere Giulia com'è. Ora, a parte il monociglio, ragazzi, quasi, direi che non è bruttina. Anzi, è carina. Vieni a conoscerla, dai. Fa una presentazione garbata. Però, ovviamente, voglio dire, poi dopo uno si gode un po' anche lo Smanet Show. C'è anche la cara Penny. Ah, ancora giovane adulta. Beh, movimento ce n'è, acquisita l'abilità di carisma. Oh, bravo, caro. Che stai facendo? Ma c'è gente, scusi, ha visto che ci sono persone. Chiedili della giornata. Chiedili della giornata, quindi. Ma la vita non è un videogioco con il lavoro che faccio io? Beh, però con quel sorriso i clienti arriveranno, no? Indubbiamente tanti e quindi guadagnerai anche molto bene, ma non andare sull'aspetto economico, tesoro. Pare brutto. Dai. Conversazione profonda. Oh, cerchiamo di conoscere meglio Giulia. Parla della temperatura fresca. Vabbè, che lavori in un chiosco. Era una domanda anche un po', sciocca da fare, ragazzi, però ci tengo comunque che il semino abbia tutte le informazioni necessarie. Oh, è una tipa sicura, vedi che bello. Finora ci piace.
E magari è anche adatta a uno come lui, che è così non flirtante, pessimista. È cana ghiottona, quindi va bene. Si mangia tutto lei nel chiosco, praticamente. E poi... condividi foto. Magari di qualche tuo ultimo spettacolo, mettiamo così. Ed è evasiva. Oh, tu non flirtante, lei evasiva, sarà uno spasso. Ragazzi, proprio una gioia. Mentre il nostro... si trova ancora qui al festival, arriva lei, che sinceramente è una delle semine del gioco, come si cappero si chiama, Shoban Fires, Shoban com'è, che mi è sempre un po', come dire, intrigato. Perché non lo so, la trovo particolare, ragazzi. Che a dire della carriera? Magari già scherzare su una cosa del genere non credo sia il caso. Fai una battuta sul pi greco, dai, dai, che ti vedo carico. Disputa della... no, non, anzi, non disputare, bello mio, lascia fare, non, meglio non disputare. Parla affettuosamente dei cosplayer. E cerchiamo un attimo di capire, chiedi di passare del tempo assieme, cerchiamo di capire com'è questa ragazza. Quindi conversazione profonda. E sono un po' indecisa, vi dico la verità, perché lei non mi dispiace. Che a dire della giornata, mamma mia che casotto. Discuti dei giochi più recenti. Pettegolezzo piccante appena sentita una voce scandalosa ed eccitante. Bene, lei è affiliata. Che non è neanche tanto male. Discuti anche degli interessi. Dibatti, vabbè, qua sempre sulla roba del festival. E io vorrei un attimino però conoscere tutti i suoi tratti. Vediamo un po'. Sei flirtante. Con lei è diventato flirtante, ragazzi, eh. Sai, si vede che sei una ragazza di mondo. A differenza mia, sai, sono un po' imbranatello. Comunque amo la musica, tu ami la musica? E i tramezzini al formaggio grigliato, ovviamente. E lei, ma io... dai, pure lei è sicura, ragazzi. Quindi anche lei ce la vedrei bene. Vicino a uno come Leo. Peccato, sei tornato che era già terminato tutto. Però fai una cosa. Vediamo un po'. Dai, vieni qui, porta qui Stefan e vediamo se c'è un modo per farti divertire un po'. Dai, vai al karaoke magari. Nel frattempo, ragazzi, io controllo chi è questa signora qua. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, vai qua, guarda il karaoke, tesoro, ti diverti, dai. Cosa abbiamo scoperto finora, ragazzi? Dunque, Giulia è sicura, ghiottona ed evasiva ed è una venditrice. Shoban, quello che volete, sappiamo da sempre che appartiene al club dei modelli, una donna d'affari, sicura, affiliata, ma un tratto ancora sconosciuto, di Shoshò, che me la chiamerò Shoshò. Allora, dunque, Shoshò, dobbiamo capire il tuo ultimo tratto. Fai un'altra conversazione profonda, perciò, caro mio. Non indossare una maschera con me. Non vuoi esporti, dirmi... No, ma sai, sono una persona molto ambiziosa. Ecco, la nostra è affamata, quindi ho saputo l'amicizia con Giulia. Ammazza le notizie come al solito. Ma che chiedi denaro? Ma stiamo scherzando. Circolano in modo molto, come dire, rapido. Potremmo però fare gruppo con lei. Ragazzi, formare un gruppo. Forma un gruppo. C'è anche Erin, ragazzi. Con Shoshò. Andare qua e magari ordinare qualcosa. Tesoro, perdonami, sei un adolescente davanti al bar? Non voglio vedere, cosa stai facendo? Dimmi che non ti stai ordinando qualcosa da bere. È una cosa che mi disturba. Allora, dunque, vediamo un po'. Ordina del cibo, piatto da portata, vai. Così potete mangiare insieme. Sto poveretto, ragazzi. Mamma mia, come se la cava, Penny?
Vai, Penny, facci sentire. Ma canta per finta, si atteggia solo. Va bene, movenze inutili. Dai, ci pensa Stefano adesso. Canta per conto tuo, House, vai. A caso proprio, non ho neanche guardato. Il nostro Kabir! Chissà come se la cavano questi ragazzi. L'hai presa una porzione insieme con lei? C'è anche Miko. C'è tua madre che chiama. Madonna ragazzi, quante cose. Allora, fermi. Molla il piatto e non parlare con chi non devi. Sì, mamma, tutto bene. Sto bene, tranquilla, non ti preoccupare. Va tutto bene, sì sì, anche il lavoro, ho trovato subito qualcosa. Certo, ok, non preoccuparti. Eccola lì, si possono... La prova, oddio, di karaoke, ragazzi, la vedo tragica. Vabbè, basta parlare con tua madre, tu devi prendere una porzione con Shosho. Dov'è Shosho? E poi siediti qua, dai, siediti insieme dopo aver preso una porzione. Sempre se Shosho si decide a prenderla una porzione. Vanessa Parisi, c'è anche questa Vanessa, ragazzi. Carina anche lei, vediamo un po'. Potrei, insomma, due cuori e una capanna con Shosho. Magari è lei nel mio futuro, c'è lei, chi lo sa. Però se si decide a venire qua, Shosho, perché sono due ore che la stiamo aspettando e non si decide proprio, quindi cara, dai. Ti ha offerto anche la cena, non lo so. Quindi discuti delle strategie di gioco, aneddoto divertente, e ora che è flirtante, ragazzi, quasi quasi ci proverei. Romantico? Chiedile se è single. La vedo tragica qua la questione, ragazzi. Però sono diventati buoni amici, dai, non è male. Tenta di rubare denaro, ma stiamo scherzando. Allora, fermi tutti, però io devo capire una cosa. Ma hai cantato tu, tesoro? Vabbè, non si sa. Ah, senti, fai una cosa. Dopo che hai guardato di nuovo il karaoke, lascia fare il tizio, vai qua e prenditi una porzione. Si cena fuori casa oggi. Io voglio tenere d'occhio sti due. Lei sembra interessata però, eh? Quindi, tu sei single? Ah sì, sono single. Ecco, discuti dei sapori del cibo. La prende ovviamente, ragazzi, molto alla larga perché lui è non flirtante. Secondo me c'è un po' troppo sale in questo pasto. Che dici? Ci teniamo per mano in questa critica culinaria? No, tesoro, non credo. Oh, è molto felice. Ma sai, io sono abituata a pasti, come dire, salati, ecco. Battuta di abbordaggio patetica, ragazzi. Questa è una cosa meravigliosa. Tu forse sai, non sei abituato perché hai trovato un cassettone qui a San Maishuno da poco. Ma qui ce n'è per tutti i gusti dal punto di vista dei sapori. Beh, sai, io non sembra, ma ha un bel fisico da palestrato. E lei, ma davvero? Guardatela, ragazzi, come si scioglie. Però dai, non è stata così patetica. Complimentati rozzamente per l'aspetto, confessa ansiosamente l'attrazione. No, dai, flirta futilmente. Bellissima sta cosa. Però, sì, tu sei molto flirtante, vai qui insieme però. Guardate lui che butta l'occhio, il mio fratellino ci sta provando. Sì, caro. È proprio questo che sta facendo, quindi... Scambia i numeri di telefono, proviamo ragazzi, lei anche è molto flirtante. Che ne dici, ti va, sai, per restare in contatto, eh? Tu potresti farmi tipo da cicerone in questa città che conosco così poco. E lei, va bene, dai, perché no? Oh, guardate come sono carini però ragazzi, Shosho mi piace tanto. E poi è un personaggio del gioco, quindi io volevo... più possibile, insomma, che i pargoli della nostra Charlotte. Dai, flirta di nuovo. Perché a due tavoli diversi? Perché mi fate questo? Vabbè, ragazzi, non... Sicuro che non vuoi tirarmi una bidonata? Vai, battuta di abordaggio audace! Ti comporti come uno dei protagonisti dei romanzi che amo tanto leggere. Beh, sai,
Anche io una certa classe, anche se manda un bacio timido, anche se non si direbbe. Ecco. Dai, complimentati rozzamente. So che sembra un sacco dell'immondizia, ma non è realtà. Insomma, me la cavo, e anche tu. Insomma, sei da pollice in su. Non sei brutta come un rospo. Ecco, questo è il complimento rozzo. In effetti sì, tesoro, è probabilmente rozzo. Manda un bacio timido. Non lo so, mi sento ancora un po' in imbarazzo. Non chiamare la polizia per queste scemenze che sto dicendo adesso. Però ecco, sei bella come un'opera d'arte, in realtà. Oh no, figurati se ti farei arrestare, le manette. Insomma, sto pensando a qualcos'altro. Vabbè, lasciamo stare. Non voglio entrare, no, in discorsi inopportuni. Però sì, pare che tra i due ci sia, no, vedete, un certo feeling, ragazzi. Però sto tieni mal volentieri per mano, ragazzi, è veramente tremendo. Dai, tienila mal volentieri per mano. E stringila mal volentieri a questo punto. Uno fa tutto mal volentieri, a questo punto le cose o le fa per bene o per niente. Allora quindi ti andrebbe di magari iniziare a frequentarci? Caro mio, guardate che faccino da cucciolo. E Shosho secondo me ci sta la grande qua, ve lo dico. Fermi. Oh, ragazzi, l'avete visto? Sono così belli. Beh, sai, immagino tanti colori per la nostra vita. Chi è questa? Oh, ok, sempre lei. Penny Pizzaz ha vinto. Beh, certo, anche perché ha cantato solo lei. Vediamo com'è Maki. Madonna, Maki, tesoro mio. Sei in cavolatella anche parecchio. Va bene. Questi due secondo me, ma sì, magari ogni tanto qualche caffè insieme. Perché no? Tenta un sussurro seducente. Manda un bacio timido. Ragazzi, qua bisogna buttarsi perché col fatto che non riesco a venire, cioè a giocare molto spesso, ecco, a venire appunto nelle loro case, a giocare molto spesso con loro, bisogna accelerare un po' le cose. Quindi tenta di nuovo un sussurro seducente. Stringi malvolentieri di nuovo. E a questo punto, ragazzi, noi ci butteremo con il primo bacio. Comunque, per il discorso delle manette che facevi, no, beh, caro, non andiamo. Non indaghiamo, ripeto, dai. Quello si scandalizza. Loro si abbracciano. E infine, Shosho e Leo si baciano. Oh, che momento magico, ragazzi. Sembra più un bacio dato tipo quasi sulla guancia, visto da qua, però vabbè. E oh, sono proprio carini, mi piacciono tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate di loro come coppia, perché a me non dispiacciono per niente. Non lo so, forse perché lui è diventato flirtante parlando con lei, non lo so. Ma ho notato una reazione che con l'altra Semina non aveva avuto. Queste stanno facendo un comizio con il water, è una cosa che mi entusiasma molto. Tu vai in bagno e come minimo tu presentati, fai una presentazione amichevole con lei, perché ma chi sei tu? Cosa vuoi da noi? Perché? Fai una presentazione amichevole, porca pera, ma io non lo so, ragazzi. Chissà se Pixel la proverà. Chi lo sa. Leo, caro, una mossa però, perché non è che dobbiamo star qua tutto il giorno. Lo vedete? Seiji, non lo so, sei un tipo pessimo, guarda. Posso togliere lo schifo qua, ragazzi? Scusate, ma la ragazza è scatenatissima. Senti, sì, io vorrei amichevole, fai una presentazione garbata. Molly? In realtà non vogliamo fare una presentazione garbata, ma vogliamo cantare in duetto. Scusaci, Con Stefan, vai! I fratelli nel loro debutto. Ma non chiacchierate qui dietro, forza! Via! Allora, Stefan sembra un ubriacone. Tu un po' balbuziente, tesoro, stiamo messi bene.
Cioè, Stefano, hai bevuto perché è più il tempo che stai ridendo che quello che stai cantando. Ragazzi, che classe. Tremenda sta cosa, veramente tremenda. Che è? Ha sentito un gesto volgare, ma vi prego. Stefan caro, ma c'è ancora il cibo qua? Dai. Tu hai pure il livello 2 di canto, ma che gioia. Prendi una porzione e poi vattene in bagno. Anzi, prima vattene in bagno, va. Che direi che è il caso. Vista anche questa performance canora. Sì, è stato bello, veramente. Guarda, non avremmo saputo fare di meglio nessuno di noi. Quindi dov'è Shosho? Fermi ragazzi, Shosho, mi sto perdendo Shosho. Fermi. Ok. Ragazzi, si era impazzito il mouse. Ok, Shosho. Ferma lì perché noi dobbiamo trovarci un fidanzato o una fidanzata. Quindi mi dispiace tanto fare tutto un po' anche ragazzi di fretta, perché insomma non era quello che avrei voluto. Bacio non flirtante. Dai un bacio soave. Questo se la cava decisamente meglio di loro ragazzi, detto proprio fra noi. E dai, continua a flirtare. Dobbiamo cercare quantomeno di farvi arrivare al livello di fidanzatini. Chiedi nervosamente di diventare la fidanzata, dai. Vedi, lo so, mi sono trasferito qui da poco, ma vogliamo provare a stare insieme? È stato tipo colpo di fulmine il nostro, lei? Oh sì, hai ragione. Un colpo di fulmine, lo so, Shosho. Il mio è stato un colpo di fulmine, va bene, ok. Quindi hai trovato la fidanzata, tesoro. Dai, questo già è positivo. Non ci crede nemmeno lui. E per essere un tipetto non flirtante, ragazzi, al primo giorno, boom, la fidanzata. Esecuzione perfetta, ma davvero, pensa te, violazione della privacy. Quella era un'esecuzione perfetta, ragazzi, vi dico solo questo, è una tristezza infinita, ma lo era, quindi i nostri si fanno anche una foto ricordo, che meraviglia, e direi che prima di tornare a casa potreste prendere un'altra porzione. Caro, che hai fatto? Hai litigato col water? Che succede? Perché sei triste? Sento di tristezza. Perché pure lui è pessimista. No vabbè ragazzi, ma cioè praticamente, a parte amante dei gatti, non flirtante e pessimista entrambi. Ma non è una gioia? Sti due proprio senza volere. Una coppia, un perché ragazzi, eh? Veramente. Quindi io direi che con il nostro Leo, che sembra aver già trovato l'amore ragazzi, subito in questo primo giorno, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. È stato bello comunque. Shosho mi piace tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di Shosho, ragazzi. Ti vedrò spesso condividere il letto a casa nostra. Dai, non lasciarmi come una statua. No, sai, perché abbiamo un letto singolo. Vabbè, non vogliamo indagare, chi se ne frega. E quindi sì, fatemi sapere se li vedete bene insieme, anche a livello non solo, no, come se sono carini fisicamente, diciamo, come coppia uno vicino all'altra, ecco, mettiamola in questo modo, ma proprio Beatrice Sanna, porca e arancia, va bene, caro, tu fatti una bevuta, bevici sopra, ma proprio a livello di, chi è? Jessica Mariani, no, dicevo proprio a livello di carattere, perché vi ricordo che il nostro è pessimista, è non flirtante, è ordinato, quindi magari lei che con la sua sicurezza, il suo essere ambiziosa, no, ce la vedo una tipetta tosta accanto a Leo, che è qua, oddio mio, la nausea pure, che è? Stefan sembra aver bevuto qualche drink di troppo, ma hai bevuto un goccetto! Beh ragazzi, non ho parole, vabbè. E quindi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate, iscrivetevi ragazzi, attivate la campanellina. Penny vive praticamente davanti al karaoke, non riusciremo mai a schiodarla da lì. Che dire, fatemi sapere veramente cosa ne pensate, perché sono curiosa. O magari così, d'impatto, non lo so, a sensazione, preferivate Giulia, ragazzi?
Non lo so, io forse una tipa evasiva accanto a uno non flirtante. Poteva essere interessante, un po' problematica la questione, no, però non ce la vedo. Racconta una barzelletta spinta a suo fratello. Andiamo bene, ragazzi. Sono proprio maschietti questi. Comunque, io vi auguro, ragazzi, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Ormai lo sapete più che bene, sul Soul Simmers. E non...